Ti faccio i complimenti perché hai un linguaggio visivo, però giustamente come tutte le spedizioni che si rispettano, siete stati armati di macchina fotografica di videocamera e il risultato ce l'avete portato. Si parlava, ecco, vedi prima, immagine come questa, no? Di popolazione, avete incontrato la popolazione locale. Sì, ogni regione ha chiaramente una distinzione che la vedi dal modo di vestire e dalle scarpe, prevalentemente. Poi nel resto mi ha stupito molto perché non siamo abituati a vedere ogni forma degli animali che hanno libera, completamente libera, cavalli, cammelli, capre, mucche, eccetera. E poi questa vastità del territorio, come vedi adesso, dove diventa difficile anche capire dove andare. Non hai parametri, qualsiasi cosa ti sembra vicina, invece occorrono magari ore per raggiungerla. L'azzurro che vedi adesso è intensissimo perché era stata una giornata eccezionale, veramente meravigliosa. Lì siamo al nord del paese, la catena montuosa, quindi è un po' come il nostro Alto Adige, tanto per dirne una, mentre a sud col deserto dei Gobi è estremamente secco. E qui sono con i ragazzi, ci siamo fatti un bell'autoscatto dove oltretutto quelle specie di chiesette, non lo so come definirtele, servono proprio per dei riti propiziatori. Vuol dire che se arrivi fin lì puoi lasciare un ricordo e ringraziare che sei arrivato. O se parti da lì, fare altrettanto, chiedere un qualcosa perché ti permette di arrivare nel tuo obiettivo. La vastità del territorio, come vediamo anche da questa immagine, tanti chilometri percorsi, vi siete annoiati? No, assolutamente, non riesci a annoiarti. Ogni metro è diverso, ogni metro ha una difficoltà e una varietà di paesaggi, di colori che non ti puoi annoiare. E diventa difficile in periodi come questo, col brutto tempo, anche solo attraversare un fiume, non ci sono ponti. Quindi devi andare alla ricerca del punto migliore e sperare che vada tutto bene. Abbiamo detto che voi il periodo erano quelli dei primi giorni di agosto, ma passavate da posti così a posti dove improvvisamente c'era la neve. Sì, siamo passati da il caldo, 30 gradi di giorno, addirittura su alcune montagne, come vedi adesso, una tempesta di neve. E il tutto nell'arco di 2 ore. Prima si parlava di strade, quindi voi seguivate la strada più battuta. E c'era poi un punto di riferimento che erano i pezzi delle altre macchine. Quello è un riferimento importante, che all'inizio non ci dai peso, però ci siamo resi conto che è importante. Soprattutto i copertoni rotti. Perché hanno l'abitudine di cambiarli quando proprio non ne possono più, Non come noi esplodono, con il no, battistrada. assolutamente, e li abbandonano. Quindi quello ti dà l'indicazione che è la pista più battuta e comunque ti porterà in una città. Città stiamo parlando però, a parte la capitale, di 40-50 Anche case. perché poi vi capitava di per tantissimi chilometri non incontrare anima viva, ma quando lo incontravate l'unica indicazione era gestuale, di qua o di là. Gestuale, di qua o di là, sì. Si incuriosiscono anche solo a guardare una cartina, non sono abituati. Anche se tu gli chiedi il nome di un paese, glielo fai vedere tradotto comunque con i caratteri giusti, si perdono, iniziano a guardare intorno, magari vanno a cercare dove secondo loro vivono, però difficilmente ti danno immediatamente un'indicazione perché è una curiosità altissima per loro, anche vedere una cartina. Un altro punto di riferimento erano i pali della luce. In pochissime zone c'era corrente elettrica, però quando c'erano i pali della Ti luce. portano comunque in una città. L'unica cosa positiva è che anche in Mongolia l'uso del cellulare è diventato importantissimo e sono riusciti a far sì che in ogni paese che incontri, ma all'interno del paese, funziona il cellulare, anche il tuo che hai qui in Italia. Poi come ti sposti 1 chilometro basta, buio totale, però in quel momento lì funziona. È chiaro che l'uso è strettamente proprio di bisogno perché sono 6 euro al minuto. Ecco, questa sembra. Tempesta di sabbia, immediata, ma anche questa non prevedibile. Ci siamo accorti di alcuni animali nascosti vicino a delle rocce, ci siamo incuriositi perché l'abbiamo visto poco dopo. Loro già sentivano che sarebbe successo Una questo. macchina, cos'era? Un Sì, autobus? un pulmino con una famiglia a bordo probabilmente. E anche questo ti stupisce perché ne incontri veramente pochi. Stiamo raccontando il vostro viaggio che spero abbia molto presto in compagnia di tanti altri amici un seguito. Apriamo il capitolo rischi. C'è stato un momento o quali possono essere i rischi di un viaggio Allora, i così? rischi sono da tenere in considerazione. Innanzitutto sono paesi dove non esiste l'obbligo di nessun tipo di vaccinazione, ma è strettamente consigliato farle quasi tutte, colera, tifo, epatite, per evitare problemi. E i rischi principali sono che i presidi ospedalieri non sono come qui uno ogni 10 km, lì può essere anche 4-5 giorni di macchina.
Il prossimo anno avete già pensato a qualcos'altro? Sì, cercheremo di clonare un po' questa avventura e poterla far vivere a qualcun altro. Chiaramente sarà per tanti, ma non per tutti. Occorre veramente un briciolo di sana incoscienza e tanto spirito di adattabilità e voglia di avventura, sicuramente. Come vediamo dalle immagini, voi vi siete mossi grazie, non conoscendo questo posto, ad un GPS o... GPS è inutile averlo, se non per consultarlo come bussola. Non ci sono strade, quindi non c'è copertura. Esistono delle tracce su poche cartine che si possono trovare, ma sono molto approssimative. Il resto va un po' all'intuito e alla capacità anche di sapersi orientare, insomma. Come vedi qua, è stato un momento abbastanza difficile. Cercavamo una pista per poter arrivare in una vallata seguente, quindi riavvicinarci alla città. E i riferimenti che avevamo ci sembravano giusti, invece ci siamo trovati a doverci arrampicare, parole perfette, su per questa montagna. E non si poteva neanche più tornare indietro. Non ero neanche sicuro di fare la strada giusta. Poi fortunatamente ci ha portato più o meno vicino a quello che pensavamo. Però il tempo inclemente, le nubi basse, insomma è stata... Questa è stata veramente avventura. La mia impressione guardando le immagini è: ho paura io, voi? No. No? No. Assolutamente, assolutamente paura no. Si sale, ma si scende ad arrivare fino ad Altopiani. Il tempo è cambiato e così come anche il suolo, vedo che c'è un acquitrino, cos'è un... E diventa difficile passare anche quello che potrebbe essere una banalità di un guado, perché non esistono ponti. Il brutto tempo ha ingrossato questi fiumi, quindi è diventato un problema. E per farli prima cercavamo di capire il posto migliore, a volte anche guadandoli a piedi prima, e per poi sperare di riuscire a passarli con la macchina. Ma alcuni, come potrai vedere adesso, sono abbastanza profondi. Ci sembrava di andare sott'acqua. Come capita adesso. Adesso. Vedo che la corrente cambia improvvisamente. Cambia completamente e giù. Non c'è il sonoro in questi video? No, meglio di no. A proposito di cose che cambiano, prima mi avete fatto vedere una foto di un, tra le cose stranissime che vi sono rimaste, di un campo da calcio in discesa. Sì, quello non era in Mongolia, l'abbiamo visto a strada facendo in Ucraina ed era un campo da calcio appoggiato al fianco di una collina. E mi auguro che sia solo promozionale, perché pur non essendo calciatore credo che giocare a calcio con il campo in pendenza sia estremamente difficile. Abbiamo finalmente curioso, trovato però. Il campo a schiena d'orso che si usava, esatto, nel cartone animato Ollie e Benji, quello era il campo. è in Ucraina. Evidentemente si parlava anche degli incontri con la popolazione. Avete in un giorno di influenza incontrato uno sciamano? Allora, lì esiste ancora questa particolarità. Sono tendenzialmente buddisti, quindi estremamente cordiali e pacifici, e hanno, ogni villaggio ha il suo sciamano. Non hanno il medico, hanno quello che cura ancora con i loro riti, che può essere con delle pozioni o che può essere anche fatto solo a gesti. Mio figlio Massimo, che si era ammalato di, credo, influenza, era 2 giorni che aveva febbre alta, un forte mal di gola, è successo che ci siamo fermati per mangiare in uno di questi posti sperduti, è comparso, devo dire dal nulla, perché non ci eravamo accorti che c'era, questo mongolo con il suo cavallo. Ecco, lo vediamo nell'immagine, e lui ha cercato, dopo che gli abbiamo offerto il nostro tonno e legumi, che ha gradito tantissimo, di ricambiare. Quando ha capito che il ragazzo aveva questo problema, non so, ci ha fatto una danza, sembrava un'aquila. Bene, se vi ha incuriosito quello che avete visto, sappiate che molto altro deve essere ancora visitato in un posto remoto ma bello come la Mongolia. Max Devil Adventures aspetta compagni di viaggio. Trovate tutte le informazioni su questo sito.